È stato un mercoledì di sangue e di violenza quello che è accaduto ieri nel carcere di Biella, protagonista un detenuto straniero. Un detenuto camerunense che dopo aver raggiunto il corridoio degli uffici chiedendo di poter conferire con gli addetti dell'ufficio matricola, ha iniziato a inveire contro il personale di polizia e in un crescendo di ira e violenza ha distrutto prima la scrivania della sorveglianza generale, scaraventando a terra il personal computer, il monitor, tutto quello che era presente e poi è riuscito a screventare la scrivania nel corridoio e nel farlo un assistente capo che si stava prodigando nel tentativo di fermarlo si è procurato un trauma alla mano. Il detenuto ha scaraventato una sedia verso i poliziotti intervenuti colpendo l'ispettore di polizia penitenziaria. Ai due colleghi coinvolti sono stati riconosciuti 10 giorni di prognosi. Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime solidarietà ai poliziotti di Biella. Ancora una volta, si legge nella nota, i poliziotti penitenziari sono costretti, loro malgrado, a vivere sulla propria pelle la violenza di alcuni detenuti. Questo non è più tollerabile ed accettabile. Anche la consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delle carceri. Questo, ancora sottolinea il rappresentante sindacale, è lo scenario quotidiano inaccettabile in cui opera il corpo di polizia penitenziaria.